Salve, sono Carlo Cardarelli e mi trovo qui nel Teatro Dorico di Ancona con Pierpaolo Pullini, che prende parte a questa attività teatrale Mai Domi. Pierpaolo, ci vuoi dire che cos'è per te questo lavoro teatrale e cosa significa il dramma del lavoro in questo momento? Allora, questa esperienza è nata in seguito ad un contatto con Gianluca Barbadori di Un Ponte tra Culture, che aveva assistito ad un nostro intervento, ad un'altra manifestazione, e vedendo la potenza del messaggio che comunque Cantiere Navale di Ancona, con tutto quello che rappresenta la storia, il lavoro, la dignità, la lotta per la difesa del posto di lavoro, riesce a mandare, ha chiesto se eravamo disponibili a provare a trasmettere questa forza anche attraverso la sua forma di comunicazione, quella che lui usa, di cui è regista, cioè il teatro. Ci è venuto a trovare al Presidio quando eravamo durante il periodo della vertenza e abbiamo deciso di iniziare questa avventura. È un'avventura che dura ormai da un anno, ci sono state tante interviste, tanti esercizi, è stato un lavoro molto lungo di ricostruzione, quindi quello che andrà in scena in questo spettacolo è veramente la storia del cantiere, i problemi, i drammi che si vivono giorno per giorno, ma anche i momenti di allegria, di socializzazione, dello stare insieme, visitati però da un punto di vista un pochino particolare rispetto a come di solito ci muoviamo noi. Ecco, come la vediamo noi? Noi la vediamo come un momento di mobilitazione. È un momento in cui noi lavoratori del cantiere, anche se non siamo tutti di noi, torniamo nuovamente a parlare alla società, a tutta la società, forse e speriamo anche ad una parte di società che di solito non ci è così vicina, del problema occupazionale, del problema del lavoro, di quello che rappresentiamo, di quello che chiediamo e di quello che vogliamo continuare ad essere. Pierpaolo, cosa ci puoi dire del fatto, no, che operai si dedicano a questa attività artistica, per mettere sul palcoscenico un loro dramma che da privato diventa pubblico? E quindi, qual è, diciamo, nella vostra esperienza il senso che volete dare al pubblico che verrà a vedervi domani sera? Beh, innanzitutto il nostro dramma sì, è privato, è vero, qui ci sono situazioni private che vengono messe in scena, però è anche vero che è stato reso pubblico grazie alla mobilitazione, grazie alla lotta, grazie a tutto ciò che in cantiere si è riuscito a muovere, all'attenzione dell'opinione pubblica che si è riuscita a portare su di noi. Ecco, cosa c'entra un operaio con una rappresentazione teatrale? Innanzitutto noi lavoriamo in un cantiere navale, quindi fare una nave è un lavoro altamente artigianale. Il cantiere d'Ancona è specializzato in prototipi, quindi gli operai del cantiere di Ancona, gli operai, tutti i dipendenti, anche i tecnici, i capi, siamo comunque sia abituati a metterci sempre in discussione, a fare sempre cose nuove e ad accettare ogni tipo di sfida. E poi comunque c'è un discorso che, così come per fare una nave ci si deve sostenere uno con l'altro, bisogna lavorare tutti insieme, si deve essere un gruppo, allo stesso modo per provare a mettere in piedi una rappresentazione teatrale o si fa tutti quanti insieme oppure non si va da nessuna parte, anche qui si è tutti sulla stessa barca. Noi questo lo riteniamo molto, ma molto interessante e cercheremo di usare anche questa chiave di lettura per dare ancora una volta risonanza alla nostra mobilitazione e alla nostra proposta di società. Ti abbiamo visto prima, durante le prove, che eri occupato per comunicare ai tuoi colleghi di questo incontro che ci sarà domani con la Confindustria. Ci puoi dire se ci sono delle novità, delle speranze che si muovono nel sottofondo, qualcosa in cui poter sperare ancora in questo futuro del cantiere? Allora, noi domani convochiamo l'assemblea perché in seguito all'ultima riunione che l'azienda ha fatto saltare, strappando il testo che loro stessi avevano scritto, in quanto noi non eravamo disposti ad andare completamente sulle loro posizioni, e loro dicevano o è questo o è niente, noi abbiamo detto trattiamo, non si fanno così gli accordi sono mediazioni di interessi diversi, loro hanno risposto niente. E nella giornata di martedì gli abbiamo mandato una richiesta di incontro urgente, cioè nella giornata di ieri, dicendo che avevamo riscritto il testo con delle nostre modifiche e che quindi eravamo disponibili, dopo averlo presentato ai lavoratori ed aver avuto il mandato dei lavoratori, ad un nuovo incontro e lo chiedevamo urgentemente. Adesso, ad oggi, ancora la convocazione ufficiale non ci è arrivata, però sicuramente noi domani mattina abbiamo l'assemblea,
una alle 9.30, un'altra assemblea le abbiamo alle 14 e poi ci aspettiamo la convocazione, in quanto noi questa disponibilità l'abbiamo data. L'assemblea sarà in sciopero e in solidarietà con il cantiere di Marghera, che sta lottando per non farsi portare via la nave, un pacchetto di 2 ore di sciopero proclamati dalla FIOM nazionale in tutti i cantieri, e noi informeremo i lavoratori di come si stanno comportando i dirigenti di Fincantieri nel cantiere di Marghera, che levano il lavoro da un cantiere per darlo a un altro, scatenando in maniera irresponsabile una guerra tra poveri, e per chiedere un mandato su quello che sono le nostre proposte, che recepiscono gran parte di quello che chiede l'azienda. La flessibilità sicuramente c'è, ci sono tante cose che all'azienda interessa, quello lì per noi è un punto per cominciare una trattativa. A Pierpaolo facciamo i nostri auguri e buon lavoro per il futuro. Grazie, grazie a tutti.